adesso sì. Adesso sì. 1,50. È finita Vicente Calderon, eh? Il Calderon è finita, l'Atletico ha battuto il Granada 1-0. Però sarebbero comunque risultati importanti. Quante giornate al termine? Come in Italia, mancano 8 giornate. Tolta questa. Mancava la può nonna. Succedere veramente di tutto. Ancora. Ah, sì. Da questo che hanno fatto qua dietro. Ah, importante risultato, guardate che dà un golpe importante al Siviglia sta vittoria, perché va a 6 aspettiamo la fine, perché con Real non si sa mai, termine carica. Il Real in questi ultimi secondi sta stringendo nella propria area il Siviglia, non si capisce Casillas in panchina inquadrato, no, guarda è un mistero veramente. Oggi ho commentato un articolo che praticamente lo stanno vendendo al Manchester City e loro prenderebbero Hart. Non c'è, io per questo. Un portiere Hart che è stato in discussione all'inizio del campionato, a un certo punto non ha giocato 6 o 7 partite, poi si è riconquistato, bisogna dire il posto laterale, ci può essere un periodo di flessione, però io tra Hart, che è un discreto portiere, e Casillas mi terrei tutta la vita Casillas, certo. Anche per quello che rappresenta Casillas per il Real. Ma purtroppo lui ha questa lite continua con Florentino e quindi deve andare solo che via. Per il Barça si avvicina un momento importante. Eh sì, molto molto importante. Ormai il tempo è pressoché terminato. Sono finiti. Risultato importante, il Siviglia batte il Real per 2-1 e la seconda sconfitta, dicevano prima, in effetti sono 5 anni che il Real non perdeva due partite di seguito. Certo, la prima l'ha persa con il Barça, però l'ha persa a Madrid e oggi con questa vittoria psicologicamente, Max, ci può essere, ma io ci può stare. Che anche il classico ha influito molto, nella ha influito con un Cristiano Ronaldo francamente nervosissimo, evanescente nel mondo, ma nervosi un po' tutti. Prossimo turno? Prossimo turno, se c'è la possibilità magari per il Barça, nonostante questo disastro di Victor Valdés, che è una tegola per il campionato, per la Liga, per la Coppa del Re, per la Champions. Il prossimo turno gioca tutto sabato, perché le tre squadre spagnole stanno in Champions. C'è il derby di Barcellona. Questa è la Real Madrid, perché giocano a casa con Rayo Vallecano, mentre l'Atletico va a casa dell'Atletico, alzano a messa a Bilbao. E con una vittoria del Barça nel derby psicologicamente è una squadra, diciamo, che ha qualche punto in più, e soprattutto per il Madrid non è facile a Bilbao. No, Bilbao è una partitaccia, a maggior ragione il risultato di oggi, perché come dicevamo il Siviglia gli va a 6 punti all'Atletico Madrid. Lo spagnolo che oggi ha espugnato Malaga, ma insomma. Sì, il Malaga ormai dice salire. Un altro punto oscuro, no? Poveracci. Poveracci, perché l'hanno trattato loro male. Questo è arrivato, ha comprato i giocatori, poi è scappato. Scicco, quindi è incredibile. No, vabbè, queste sono le cose. La cosa che potrebbe succedere alla Lazio, cioè, via Lodito, arriva uno Scicco. Dicono di diverse mensilità, tra l'altro arretrate. Lo stesso Schuster non sta prendendo questi credo, allenatore. Insomma, non è che stiamo a parlare di un allenatore qualsiasi, anche di un personaggio qualsiasi, ma a parlare di Bernard Schuster. Qui stanno a far vedere il terzo gol di Neymar, questo è molto bello. È riuscito a... Il 3 si è un po' allontanato, no? Vabbè. Ma guarda, io penso che se non perdevano oggi a Siviglia avrebbero vinto, la polemica sarebbe stata contro Luis Enrique, perché Luis Enrique oggi non ha schierato le due punte titolari, Charles e Nolito, e ha tenuto per precauzione fuori dalla convocatoria Rafinha, che è il giocatore centrocampista del Barcellona, impressionante, il fratello di Thiago Alcántara, che sta lì a Vigo. Quindi, ma siccome hanno perso, staranno sicuramente queste cose non le guardano. Va bene, Marco, senti, io direi di chiudere qui stasera, visto che non abbiamo neanche l'apporto di Luca Quartu. Mandiamo un po' di musica. Sì, facciamo prima un attimo un riepilogo dei due campionati. Come no, volentieri. Il campionato tedesco non lo guardiamo più, perché no, il campionato tedesco tanto è inutile guardarlo, perché
Guarda, riprendiamo un attimo i risultati di oggi. Allora, dei tre campionati, intanto io vorrei segnalarti la vittoria del Liverpool, è importante perché il Liverpool in Premier si posiziona a un punto dal Chelsea, è vero, con le stesse partite giocate. Il City che è a 3 punti dal Chelsea e 2 dal Liverpool, però ha 2 partite in meno. L'Arsenal arriva da questo punto, se il City dovesse vincere tutte e due le partite, secondo me è fuori i giochi. Se il City vince le due partite quindi si posiziona a 72, sta fuori ormai l'Arsenal, perché starebbe a 9 punti di distacco dalla prima. E quindi è un campionato importante quello che sta facendo l'Everton. Anche l'Everton si sta facendo a dimostrazione del fatto che e poi tra l'altro è una partita da recuperare. Ha una partita da recuperare, sì. Mentre guarda, il Tottenham stava insieme al Liverpool un mese fa. E sotto, peccato per il Cardiff, lo Swansea ha perso qualche colpo, ma insomma sta ancora, diciamo, in una posizione. Il Fulham di Stegelenburg. E il Fulham è in una condizione, ma insomma Stegelenburg anche lì ha fatto a dimostrare che insomma anche lì è stato criticato molto per questo problema che aveva anche a Roma, cioè quello di non dialogare assolutamente, di non comandare la difesa. Francamente, questo portiere come possa aver fatto il mondiale, titolare della nazionale olandese, che insomma qualche portiere l'ha dato, insomma, esatto, è veramente un incognito. Allora, campionato inglese, e domani, per chiudere il discorso del campionato inglese, domani non gioca nessuno perché appunto il Chelsea l'hanno fermato perché ha fatto una partita in più. Sul tedesco non lo guardiamo, il francese non ha fatto. Io però, se possiamo, perché è parecchio che non guardo la Serie B tedesca, per vedere una nostra squadra, diciamo, per la quale nutriamo qualche simpatia. Però la Bundesliga 2 adesso la vediamo, e il San Paoli è insomma al quinto posto a 10 punti dal Colonia, che dovrebbe, anche se ha 4 punti soltanto di vantaggio, ma insomma guida la seconda divisione tedesca. Del Colonia, la fine del Kaiserslautern, la fine del Dresda, il Bochum, il Düsseldorf, il Francoforte, ma questo è l'FSV, il Monaco. Monaco 860. Santa, che era, insomma, il Karlsruhe, insomma, tutte squadre che erano fisse, no? Quella che veramente nella prima divisione. Nota è il Kaiserslautern è veramente, e tra l'altro sta facendo un campionato proprio al di sotto di quelle che erano le aspettative, sicuramente. Va bene. La Serie A, e chiudiamo? La Serie A invece ci ha portato la nostra fantastica Serie A, il campionato più bello del mondo. Il più bello del mondo, in cui l'altra sera, al di là del nostro spirito anti-juventino, chi è romanista, chi è laziale, però oggi a parità, Amauri per una gomitata espulso, Tevez per una manata, mi dicono, io non mi ero accorto dell'ammonizione. Posso dire una cosa, tanto stiamo fuori fascia protetta. Commentiamo Roberto Lezza che ci scrive, il nostro amico Roberto Lezza che ci dà il finale. Ah, che pure questa sera non abbiamo intervistato, però è un nostro, sarà nostra cura, magari domani o sentirlo nei prossimi giorni, avvertendo sempre, comunque, prima Massimiliano Cannalire, che nei suoi deliri di onnipotenza si era dato anche questo nome, che io per qualche anno, devo dire la verità, ho pensato fosse, diciamo, un cognome doppio, come ce ne sono tanti, e quindi si faceva chiamare Massimiliano Cannarile Concreto, e il concreto era per la sua concretezza, un giorno mi ha spiegato. Magari se ci commenta Roberto quale sarebbe la concretezza di Massimiliano Cannarile, appunto ci potremmo fare due risate. Però ecco, la telefonata a Lezza va fatta e andrà fatta solo ed esclusivamente previo all'ascolto della trasmissione di Cannalire, perché poi ci scateneranno ovviamente gli insulti classici, che diciamo sono un po' il sale del rapporto fra Lezza, Palumbo, Cannalire, Caprino, Follaro soprattutto. Pure quel Follaro potremmo pure farlo intervenire qualche volta. Follaro potremmo farlo anche intervenire, però insomma Follaro c'è, non c'è, quindi è un
po' sì, c'è, non c'è, insomma. Senti, c'è uno l'andorese, come lo chiamava Quarto, che domenica è stato qui a vedere la partita. Ma qual è? Perché se mi metti la foto così. Eccolo qua, è quello che c'aveva la. Ah, il grugnitore. Il grugnitore, esatto. E che cosa ci ha scritto? Ha scritto praticamente che, se lo riprendiamo. All'inizio forse, no? Chi sono? Ma forse tu sei tornato sul tuo profilo, mi vorrei sbagliare. No, il profilo non l'ha scritto sul nostro, l'ha proprio messo sul suo. Eccolo, ecco. No, questo è un altro, che ci ha scritto dove, un'altra cosa. Dove cavolo stava? L'avevamo visto su, ora l'ha scritto sul nostro? No, non l'ha scritto sul nostro, stava sulla, questo qua è su Facebook. Allora, vediamo un attimo di ritrovarlo, eh. Allora, questo no, questo è un altro catalano che scrive sul nostro gruppo. Eccolo qua, lui scrive in catalano sul suo diario che non gli è dispiaciuto ripartire da Roma, perché mentre stava nella capitale italiana ci sono state due sconfitte consecutive del Real Madrid e due vittorie consecutive del Barça. Quindi lui è ancora fuori, è ancora a Roma. Lui è ancora a Roma, sì, vedi? Roma. Ancora lo mette su cose. Quindi sta qua. Allora noi adesso commentiamo, lo salutiamo, e mentre commentiamo questo commento su Facebook vi diamo appuntamento a domani. Sì. Decine di ore più, decine di ore meno. Perché siamo ancora... andremo in onda il pomeriggio da Villa Cordiali, dalla sede da Via Venezia Giulia, dalla sede della Bottega dei Cordiani, e poi domani sera l'appuntamento classico con Luca Quarto. Con Luca Quarto, ecco, il punto di Luca Quarto, chiamato. Insomma, che dire. E poi dobbiamo, Luca Quarto, se ci ascolta, deve cominciare a preparare questo forum che è uno come Antonio Olivieri ci ha chiesto, certo. Forum sullo stadio. Insomma, anche se Luca Quarto in questo periodo è molto impegnato con la Coppa Italia del Fantacalcio, esatto. Perché dopo aver vinto. Esatto. Con poco merito, bisogna dire, anche perché a pari punti cambieremo questa regola. Sicuro, no, perché io sono sicuro. Arrivato secondo, anche se arrivassi penultimo, si farà lo spareggio la prossima volta. Dopo aver vinto il campionato, è molto impegnato con il Fantacalcio, con la Coppa Italia, perché vuole assolutamente vincere e fare il tripletto. Esatto. Ma, diciamo, noi democratici cercheremo in tutti i modi di impedirglielo. Di evitare che lui possa fare questo. Ma noi lo facciamo per il tuo bene, perché altrimenti si potrebbe far prendere un po' troppo la mano. Esatto. Buonasera a tutti e a domani. Arrivederci e ci sentiamo domani, vi lasciamo un po' di musica. S'ha demostrat que mai ningú no ens podrà tocar.